Queste elezioni segnano una sconfitta epocale del Movimento 5 Stelle. Non si era mai visto che un sindaco candidato per il secondo mandato perdesse così clamorosamente. Questa è stata una sonora bocciatura da parte di tutti i cittadini romani che purtroppo sono stati costretti a vivere nella città più bella del mondo, nella capitale d'Italia, che appunto da capitale d'Italia è diventata capitale del degrado, dell'incuria, dell'illegalità. I cittadini costretti a fare lo slalom tra rifiuti, animali di ogni tipo, buche. È una città che sprofonda nelle buche. È una città dove non c'è la banda larga, dove ci si impiega un'ora per raggiungere il centro del grande raccordo anulare, dove interi quartieri hanno cambiato volto, dove le aziende scappano, pensiamo a grandi aziende che si trasferiscono in altre città italiane, dove purtroppo segniamo il record delle tasse più alte d'Italia con i servizi però più scarsi. Questo è tutto ciò, è inaccettabile. La mala gestione grillina ha fatto di Roma il suo simbolo più grande, il nostro malgrado, e quindi io sono convinta che la buona amministrazione del centrodestra cambierà il volto della città. Ci vorrà tanto lavoro, ci vorrà tanto impegno, bisognerà mettere su una squadra davvero competente, perché quello che è mancato alla città è stato in primo luogo la competenza e la capacità, che è stata purtroppo messa da parte in favore della incapacità, appunto, della superficialità, del pressappochismo. Però per fare tutto questo occorre un presupposto normativo. Il presupposto normativo di cui parlo io è più poteri speciali, più risorse necessarie per Roma. Cioè Roma deve diventare come le altre capitali europee. Ed è per questo che io mi impegnerò, lo farò al massimo, nel mio ruolo di relatore in Commissione Affari Costituzionali di una riforma epocale, che è la riforma costituzionale per Roma. C'è una proposta di Paolo Barelli, il nostro collega deputato romano, che ha depositato una proposta molto importante per Roma, e io farò di tutto, mi impegnerò al massimo affinché questa proposta diventi legge, perché Roma merita di essere trattata non come uno degli 8.000 comuni d'Italia, perché Roma è la capitale e per questo deve essere trattata con tutti i crismi e il rango di capitale.